Siamo a Monte Silvano, giorno di riposo del Giro d'Italia, con una vecchia conoscenza del ciclismo friulano, Enrico Gasparotto, 40 anni, di Casarsa. Come Pasolini e come Brian Cristante, per parlare di cultura e parlare di sport. Gasparotto, due Amstel Gold Race, campione d'Italia, bla bla bla, tante cose. Campione d'Italia con Mico Regge a Monte Silvano, adesso è il direttore sportivo della Bora Hansgrohe, che ha in mano un sacco di carte da smazzare in questo Giro d'Italia e ha vinto già due tappe. È la squadra, conti alla mano, più forte del Giro. Ha vinto sull'Etna con Kamna, ha vinto sul Blockhaus con Hindley. E quindi? Quindi speriamo di vincere la terza con Buchmann o con Kelderman, no? E quindi tutti i nostri corridori poi sono contenti. Curiosità, nella Bahrain l'altro un direttore sportivo si chiama Pellizzotti e un altro friulano. Derby in vista per la maglia rosa? Ma magari alleanze. Ecco, non ci dice molto, perché vuol dire che sta studiando. Com'è fare il direttore sportivo di una squadra Pro Tour e stare nell'ammiraglia principale dietro al leader dopo aver fatto il corridore? Ma chiaramente è una qualcosa di completamente diverso, perché da corridore o da atleta uno è concentrato su se stesso e basta, invece da direttore sportivo deve avere, diciamo, una visione più aperta a tutti i membri del team, che siano essi 8 corridori o che siano essi 15 persone dello staff, meccanici, massaggiatori e quant'altro. Quindi l'approccio è completamente diverso, le attenzioni sono completamente diverse, la pazienza è completamente diversa, però è un'esperienza che sto vivendo bene. Ovviamente le soddisfazioni che i ragazzi mi danno con le vittorie e che ci danno con le vittorie sono talmente grandi che alla fine le difficoltà vanno a posto da sole. Allora, Gasparotto è friulenissimo, ma in realtà è anche alla cittadinanza svizzera, abita a Lugano, ma farà una capatina in Friuli il 27 maggio, perché va a trovare i suoi genitori. E poi cosa c'è il 27 maggio? C'è una tappa bella dura in Friuli. Arrivo a Castelmonte, che tu hai provato con il nostro Fabbro, che gioco forza è dovuto restare a casa e vi avrebbe fatto comodo qua. E che tappa te immagini, visto quello che sta succedendo al Giro? Penso che sia ancora un po' troppo presto riuscire a interpretare nel modo giusto la tappa di Castelmonte, perché arriva comunque l'ultima settimana, perché arriva comunque il giorno prima della tappa della Marmolada. Quindi credo che molto dipenda dalla situazione di classifica, chi ha la maglia rosa e che team sono all'inseguimento della maglia rosa e come sono le posizioni in classifica, perché può diventare una tappa spettacolare perché qualcuno deve cercare di recuperare qualcosa, può diventare una tappa interessante perché magari qualcuno dalla 11ª posizione vuole passare alla 5ª e quindi cerca di farlo sorprendendo qualcun altro. È troppo presto oggi per pensare come andrà. Di certo, secondo me, può mietere delle vittime, soprattutto in chi sottovaluta poi il percorso, perché dall'altimetria, arrivando il giorno dopo la Marmolada, uno compara la Marmolada a Castelmonte, quindi l'altimetria sembra che sia una tappa facile, però non lo è, e quindi può ingannare un po'. Regalaci una chicca: quando andavi con tuo papà Toni a scalare Castelmonte, te la ricordi? Ma diciamo, siamo andati, ma non ho un ricordo pieno di un momento particolare, quello no. Però Tony è in forma e penso che sarà contento di rivedermi dopo tanti mesi. Senti, dici chi vince il Giro? Landa. Non uno della Bora. Il nostro obiettivo, la Bora, la storia della squadra, non hanno mai fatto classifica ai grandi giri. Le classifiche che gli sono arrivate con i vari Kelderman e Buchmann sono arrivate come secondo obiettivo di team, perché avevano Peter e quindi dovevano vincere le tappe con Peter. Quindi Peter sarebbe Sagan, per chi non Sagan, fosse. Esatto, ecco. E quindi di conseguenza l'approccio di quest'anno al Giro d'Italia è nuovo per il team, e l'obiettivo che è sempre stato dichiarato, quindi non è niente di nuovo, era quello di fare un podio in un grande giro. Sarebbe anche quello qualcosa di storico per questo team, come lo è stato il terzo posto di Vlasov alla Freccia Vallone. Però Gasparotto, facciamo
rompiamogli un po' le scatole, dimentica una cosa, che Jay Hindley 2 anni fa al Giro d'Italia era maglia rosa fino all'ultima tappa, per una tappa l'ha tenuta ma stava per vincere il Giro, quindi mai dire mai. Kelderman era anche lì insieme a lui, quindi io credo che i corridori che possono fare bene al Giro ce li abbiamo. Credo che sia tutto ancora aperto. Se tu mi chiedi chi è il favorito per me, io metto Landa. Se tu mi chiedi cosa possiamo fare noi, è meglio guardare giorno dopo giorno e cercare obiettivi a breve termine prima di crearne grandi e difficili da raggiungere. Quindi andiamo dopo giorno, ma è chiaro che se tu mi chiedi dentro di me cosa sogno io di direttore sportivo, è ovvio che sogno di vincere una grande corsa con i miei corridori. E se sogno di vincere una grande corsa con i suoi corridori, seguitelo perché ne vale la pena.